Grazie a tutti, come avete visto non sono stati saluti formali, siamo in un ambiente in cui è necessario davvero prendersi la responsabilità sia della cultura, sia della formazione, sia del costruire comunità realmente accoglienti e assolutamente comunità solidali. Il titolo brevemente di questo convegno, Passione Comunità. Passione Comunità è un titolo che abbiamo deciso dopo questo lungo percorso che abbiamo condiviso perché ci sembrava rendesse al meglio quale può essere l'elemento di ancoraggio nelle diverse professioni e nelle diverse modalità di mettere la propria persona, la propria istituzione e il proprio ruolo a servizio della protezione e dell'accoglienza dei minorenni e anche delle madri e bambini e di tutte le persone che hanno necessità di una cura residenziale. E passione è quel gradiente in più che tutti i ragazzi, una volta diventati adulti, riconoscono negli adulti significativi che si sono occupati di loro. Cioè nella storia biografica delle persone uscite dalla comunità che sono rimaste in contatto con le comunità o si sono rese disponibili all'intervista, emerge sempre questo elemento. Ho avuto la fortuna di incontrare qualcuno che ha creduto in me, mi ha ascoltato, ci ha messo del proprio, ha fatto qualcosa che non era inserito all'interno del suo ruolo, del suo orario di lavoro e di quelle che erano in qualche maniera la baseline dell'opportunità che doveva dare in quanto professionista. La passione è di fatto questo elemento, questo gradiente che abbiamo riscontrato in tutto il percorso che stiamo conducendo assieme adesso in Italia, in questo tour a porte aperte in comunità. Ed è quello che io ho ereditato e ringrazio tantissimo la professoressa Emiliani che è qui a fianco, che è stata la persona che mi ha trasmesso, avevo solo 23 anni, la passione per le comunità per minori. Cosa significa impegnarsi, scommettere a livello teorico su una prospettiva che consente di riparare i danni relazionali. Cosa significa fare questo con serietà, onestà, con il rigore metodologico, ma con una grande volontà di impegnarsi e anche di essere un po' ribelli rispetto al sistema, perché spesso il sistema dà delle prescrizioni conformiste che non si adattano invece alla possibilità di inventare nuove modalità per poter contrastare certi modelli davvero desueti. Quindi ringrazio tantissimo Francesca Emiliani e qui do a breve la parola. Volevo solo far vedere, proprio per rendervi come partecipi del nostro percorso comune che non inizia oggi, non inizia neanche qualche anno fa, inizia 30 anni fa, volevo farvi vedere due foto. Sono due foto che ci rappresentano. Nella prima trovate il nostro primo, come dire, la nostra prima condivisione di cura e di protezione. È Francesca Emiliani, chiudete le luci, ecco, grazie. È Francesca Emiliani con uno dei nostri primi ragazzi in comunità, uno dei primi ragazzini che noi abbiamo accolto in una comunità sperimentale a cui ho partecipato grazie proprio a Francesca Emiliani. È stata una comunità sperimentale che l'Università di Bologna ha promosso insieme a un comune dell'Interland bolognese. La seconda foto è invece recentissima, è di dicembre 2016, è lo stesso ragazzo, una volta diventato adulto, che è in braccio a me. E quindi dopo 30 anni, come dire, abbiamo la possibilità della trasmissione davvero della cura, della protezione e della cura delle biografie degli altri e della vita degli altri. È una piccola immagine che a mio avviso, come dire, ci consente di entrare nel dettaglio del lavoro di oggi. Chiudiamo queste immagini che ci danno, come dire, un viatico per iniziare assieme i nostri lavori. Franca non era molto d'accordo, io invece ho pensato che era un modo, come dire, per condividere davvero la nostra vita. Si può? Ecco, e adesso, come dire, iniziamo proprio con il primo intervento che ci consente di entrare nella cornice teorica del modello relazionale delle comunità, da dove partiamo e come possiamo procedere. Prego. Ah beh, d'accordo. Allora, dopo una simile presentazione uno si vergogna e dice vabbè pazienza, con Paola tanto bisogna lasciarla fare perché va avanti con i suoi progetti. È vero, quando mi ha chiesto di intervenire da un lato ero molto contenta e la ringrazio, dall'altro mi sono detta che il percorso è stato lungo, effettivamente, oltre 30 anni. Allora,
Intanto dobbiamo dire, e mi sono detta di comunità, siete più esperti voi a questo punto. Voglio dire che tutte le problematiche, nello specifico il testo stesso di comunicare che qui viene presentato, ci dice molte cose. Allora mi sono chiesta come e che cosa, su che cosa focalizzare questo intervento. E ho pensato... Forse meglio la luce? No, forse un po' di sì, un pochino. Vabbè. E ho pensato che voglio sottolineare alcuni punti che in questo momento mi sembrano fondamentali, punti che ho ripercorso in questi molti anni. È vero, quando abbiamo cominciato, oltre 30 anni fa, la letteratura scientifica non era di nessun supporto. Non c'era una letteratura scientifica di ricerca, di risultati di ricerca, di riferimento a cui noi potessimo appoggiarci nel nostro pensiero. Lei aveva 23 anni, ma io non è che ne avevo poi tantissimi di più. Venivo da medicina, quindi... Ma non eravamo solo noi due a non sapere, nessuno sapeva, perché i bambini senza famiglia e le psicopatologie che potevano presentare non era oggetto di alcun studio scientifico. Gli psichiatri, gli psicologi, quelli erano i bambini dell'assistenza, ci pensavano le assistenti sociali, si mettevano dove si mettevano, ma non c'era una produzione scientifica. Questo è il primo punto che voglio dire, perché oggi la situazione è diversa e noi lo dobbiamo sapere. In un testo del 2011, Maffei è un eminente studioso, un neurologo, che si occupa e studia le condizioni, ovviamente studia topolini, i ratti, ma in ambiente il funzionamento cerebrale in ambiente arricchito o impoverito di stimoli. Va da sé che l'ambiente arricchito di stimoli, soprattutto se sono stimoli sociali di relazione, li si lascia giocare insieme questi topolini, hai un funzionamento, un arricchimento, hai un riscontro a livello del funzionamento cerebrale. I ratti. Questo stesso, io mi sono trovata in un convegno con lui, quindi mi sento abbastanza tranquilla di potere, e il testo è del 2011, ce n'è uno anche del 2012. In questo testo, questo stesso autore, e siamo nel 2011, parlando di ambiente arricchito e impoverito, e l'arricchito è di relazioni sociali fra i ratti, richiama la problematica della deprivazione per i bambini, si rifà addirittura al caso di Victor, alle osservazioni fatte su alcuni casi di bambini istituzionalizzati, osservazioni aneddotiche, dice lui, degli inizi del Novecento, e là si ferma. Lo sto dicendo perché non c'è una conoscenza della ricchezza della letteratura scientifica di cui oggi possiamo disporre. Là si ferma, e in questo fermarsi torna a riproporre l'antinomia in termini di causalità del disturbo tra ereditarietà, come si è fatto nell'Ottocento, o, come diceva Pinel, o Itard, che diceva no, quello gli manca il contesto sociale e relazionale, per quello abbiamo quel disturbo. Tutti voi sapete sta storia. Quello che io vi voglio sottolineare è che nel 2011, in un testo di un eminente studioso neurologo di effetti sul cervello dei topolini di un ambiente arricchito o impoverito, ancora siamo là, a quel punto, e ancora non viene riconosciuta la ricchezza della letteratura, di cui adesso vi parlo, di cui abbiamo, che abbiamo a disposizione. Ok, avrei potuto mettere, piuttosto che fare delle intere slide di riferimenti bibliografici, vi ho messo, questo è un enorme manuale che si chiama, adesso veniamo a chi è Rutters, ma tanto lo sapete, Rutters Child and Adolescent Psychiatry. Questo è un manuale di circa oltre 1000 pagine, in cui in ogni capitolo si tratta... si portano risultati di ricerca, modelli teorici, impianti metodologici,
su bambini che crescono in condizioni problematiche, in condizioni di difficoltà. Questo è solo per dire che abbiamo oggi un'enorme quantità di risultati a cui dobbiamo attingere. Voglio farvi un piccolo, questo l'ho imparato leggendo questo manuale, no, addirittura leggendo un articolo, un grosso volume in cui gli autori hanno chiesto a personaggi importanti del mondo scientifico infantile, che di studi infantili e adolescenti, hanno chiesto a questi autori la biografia. E Rutter, Michael Rutter, è uno psichiatra inglese del 33 che ancora lavora, e questo impulso e questa quantità di ricerche la dobbiamo a lui, ma in questa biografia mi è sembrato di cogliere l'episodio che può avergli suscitato tutto questo interesse per il mondo dei bambini che crescono senza famiglia, diciamo in senso lato, vogliamo parlare di deprivazione, abuso, maltrattamento, no, le difficoltà che hanno. È del 33, 34, ma direi 33, nel inglese, nel 40 lo mandano via per la guerra i genitori e lo mandano negli Stati Uniti. Questo bimbo di 6-7 anni è stato accolto in una foster home, foster family, cioè in una famiglia affidataria, e ci è rimasto per 4 anni. Nella biografia lui racconta: tutti a dirmi che io mi occupo di deprivazione perché ho avuto questa esperienza nella mia vita. Io non ho avuto nessuna deprivazione. Lui come persona ovviamente ha cominciato gli studi di medicina a 16 anni, quindi in largo anticipo rispetto alla media. Ma quello che ho pensato è che certo lui non ha avuto deprivazioni, perché la famiglia affidataria che l'ha accolto era assolutamente adeguata. Però ha vissuto la separazione a 6 anni, per 4 anni non è stato in contatto con la famiglia di origine, quindi tutti i suoi primi libri degli anni 70 parlano proprio, affronta tutta la letteratura di allora in cui si diceva che era il trauma della separazione dalla madre a provocare i quadri della deprivazione che i bambini presentano. Questo gli ha dato l'occasione per focalizzare il punto cruciale: no, non, la separazione è un evento di vita che uno deve imparare, come dire, ad affrontare, ma se l'ambiente che ti accoglie, e qua stiamo noi, il punto, se l'ambiente che ti accoglie è un ambiente adeguato, non abbiamo problemi di traumi, di difficoltà. Ciò che abbiamo visto e ciò che continuiamo a vedere come esiti di condizioni di vita, diciamo in senso lato, traumatiche, mettendo dentro questo termine tutta la gamma delle possibilità che noi vediamo, non è vero che è la separazione in sé, tutto sta nella qualità e nelle caratteristiche dell'ambiente di accoglienza. Rutter dice: la mia famiglia affidataria era ottima e io li ho molti amati, poi la separazione se la sarà gestita. Questo volevo mettere. Allora, questo è il primo punto. Abbiamo molta ricerca, molta è dovuta all'impulso, siamo soprattutto, guardate che ci sono i primi testi, però siamo soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino. Rutter è stato chiamato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per fare ricerca sui bambini che avevano vissuto e vivevano negli orfanotrofi rumeni. Dopo il regime dei Ceausescu, sappiamo tutti che la Romania ha avuto un problema immenso. Ci sono anche i film dei bambini nelle fogne e così via. Ha cominciato a fare della ricerca seria, prendendo gruppi di bambini sotto i 6 mesi e dandoli in adozione. Cosa succedeva se la deprivazione grave, l'esposizione a un periodo di deprivazione grave era soltanto fino ai 6 mesi e poi venivano dati in adozione? Cosa succedeva se avveniva a 18 mesi? Cosa succedeva se avveniva sotto i 4 anni? E lì si è fermato.
E questo ce la dice lunga, perché dopo i 4 anni, dice lui, rischiamo di avere comunque. Però, adesso vado avanti un po' di più, sì, vediamo. Però, dice anche, dobbiamo tener conto quanto la variabilità individuale di questi bambini può giocare, perché si trovava ad avere bambini oltre i 6 anni e che avevano vissuto 6 anni in condizioni di deprivazione terribile, eppure che avevano delle capacità di resilienza. Tutti questi concetti, e qui siamo al punto, ci ha messo a disposizione non solo questo autore, la ricerca si è molto allargata, poi vediamo anche altre sulle comunità in specifico, ma ci ha messo a disposizione un modello teorico dal quale non possiamo, come dire, non possiamo non fare riferimento, ma un modello teorico complesso. Guardate che in questo momento in cui a livello scientifico vincono modelli di tipo deterministico, deterministico nel senso, beh, abbiamo questo grande impulso degli studi neurobiologici e ormai se non parti dal cervello per parlare di comportamento sociale e in senso positivo o di psicopatologia, sembra che siamo... ma certo che gli studi e il grande impulso che gli studi sul cervello hanno avuto con le tecniche di neuroimaging, tutto quello che vogliamo, sono una risorsa, ma una risorsa se la collochi dentro modelli di analisi multifattoriali e multidimensionali, come nell'ambito della psicopatologia evolutiva sono stati elaborati. Cioè, detta in parole in soldoni, non è possibile creare nessi causali diretti fra un dato, una condizione e gli esiti. Gli esiti dei nostri ragazzi, e oggi il tema dei minori non accompagnati sta diventando tutta una categoria di problematiche che si è imposta all'attenzione di tutti, che complica ancora di più, perché tutto il tema del maltrattamento, abuso, deprivazione, di cui abbiamo... la possibilità, come dire, di avere grossi risultati di ricerca, però si complica di tutto il tema dei modelli culturali. Allora, diversi. Questo significa che noi non possiamo avere una idea di che cerco una causa e ho un risultato di tipo specifico. Non esiste una relazione diretta. Lavorando con dei ragazzi con storie problematiche, l'unica cosa che possiamo sapere è che l'esiopatogenesi è complessa. Questo sul piano del vogliamo capire che cosa ha prodotto quell'esito, diventa più complicato. Lo vogliamo fare in termini di ricerca, di prendere campioni di un certo tipo e gruppi di controllo se è possibile, e vogliamo vedere quali variabili possono essere state, quali condizioni possono essere stati effettivamente entrate in gioco nel produrmi quell'esito. Ma dobbiamo sapere che l'applicazione di modelli multidimensionali diventa complesso. Allora, molta ricerca, però diventa complesso anche fare ricerca in queste situazioni, e noi dobbiamo però poterla fare e usufruire dei risultati di ricerca che la letteratura ci mette a disposizione. Tutti i termini di vulnerabilità e resilienza che tutti oggi utilizziamo con molta tranquillità, rischio e protezione, sono tutti termini che nascono, sono stati elaborati all'interno di questa visione teorica dello sviluppo inteso come storia di vita, e qui allora la comunità non è altro, va considerata come un evento in una storia di vita, un evento che si propone di cambiare qualcosa in quella storia di vita, cambiare qualcosa verso un risultato di maggiore adattamento. Non sempre si può modificare radicalmente, sappiamo tutti la difficoltà. Ora, non entro nel merito adesso, il modello relazionale a cui
che Paola ha ben illustrato e che in fondo ha le sue radici in quell'antica storia di tanti anni fa, durata però 10 anni, che abbiamo cercato con Laura Palaretti, che è qui, di riproporre in Albania a Scutari, quando il discorso dei bambini negli orfanotrofi l'abbiamo visto, toccato con mano, e ci chiedevano e ci hanno chiesto di fare la comunità per ragazzine di 14-15 anni quando l'orfanotrofio le metteva fuori perché non fossero oggetto del racket della prostituzione, o i maschi non fossero oggetto del racket mafiosi, eccetera. Ma questo ci tengo a dirlo. Io non ci sono mica riuscita a spiegargli, mi prendevano quasi un po' in giro i politici locali e i direttori degli orfanotrofi, perché ci disperavamo a spiegargli che se loro ci facevano fare una comunità con dei ragazzini, delle ragazzine in questo caso di 15 anni, che avevano vissuto 15 anni in quegli orfanotrofi, noi non come lavoravamo? Perché poi si fanno i progetti, potrebbero fare un forno, far mettere su una panetteria, ma li avete mai visti come sono dopo aver vissuto 15 anni in quelle condizioni? Altro che ambiente arricchito e impoverito. Sì, ha ragione Maffei a dire ambiente impoverito di stimoli ce li fa venire fuori scemi. Lasciatemi usare questo termine, che risponde anche alla sofferenza di dover assistere al fatto che questi ti rispondevano: ma scusi dottoressa, ma perché lei ci vuole venire a toccare i piccolini? Perché io dicevo, facciamo le comunità con quelli di 0-6 anni, organizziamo, così riduciamo il danno a 15 e forse la panetteria la possono mettere insieme. Loro mi rispondevano, e non moltissimi anni fa, mi rispondevano: ma perché noi abbiamo il problema dei quindicenni che diventano vittime dei racket, lei ci deve aiutare a mettere insieme una comunità in delle situazioni per cui questi poi si riorganizzano verso l'autonomia. Sì, ma l'autonomia dopo 15 anni di orfanotrofio a Scutari, ci capiamo, noi andiamo nella psicopatologia in specifico, no, non la fanno la panetteria, però dirgli cominciamo da 0-6 perché sono quelli che hanno bisogno. Non lo capivano, il problema, mi rispondevano, ma perché mai dovremmo andarci a complicarci la vita di tirar fuori dei piccoli che non ci danno nessun fastidio, quando il problema politico, sociale, assistenziale l'abbiamo con i grandi. Questo è un problema e non è successo molti anni fa. Poi l'Albania è stata presa dentro al discorso anche dell'entrare in Europa e quindi doveva. Ma se non i problemi della formazione, i problemi dell'attenzione ai bisogni del bambino, eccetera, rimane, allora puoi anche dire che fai le comunità tirando su 4 muri, dividi l'istituto, li suddividi in piccoli gruppi, ma non cambia sostanzialmente niente. E questo è quanto in molti casi si è verificato. Questa è la ricerca degli anni 90 da cui Ratter è partito e per la quale parla di structural neglect, cioè c'è un danno strutturale nelle condizioni di vita dei bambini. Adesso, perché voi direte, ma questa non è roba vecchia? No, non è roba vecchia. Sono 8 milioni i bambini in tutto il mondo che vivono dentro gli orfanotrofi. Naturalmente gli orfanotrofi non tutti sono come quelli dell'Albania e della Romania, ma sappiamo tutti che cosa significa. Oggi i bambini in orfanotrofio in tutto il mondo sono 8 milioni. In questo mondo globalizzato, per cui banche, soldi, abbiamo un mucchio di problemi insieme, non sento spesso porre il problema che gli 8 milioni di bambini in tutto il mondo in orfanotrofio sia un problema globalizzato, cioè che ci riguarda tutti. Non lo sento fare. Qui ci metto di solito una battuta, ma che è un po'. Sento spesso in televisione, adesso a parte Crozza che fa i vegani e li prende in giro, io rispetto tutti, però sento tanto questo riproposto anche benissimo,
l'attenzione agli allevamenti degli animali che creano danno e sofferenza agli animali, e non è giusto far soffrire gli animali. Io sono totalmente d'accordo, però vorrei tanto che prima ci mettessero un bel cartello: non è giusto far soffrire i bambini. Mi dicono questo è un altro discorso, però questo discorso qui io non lo sento fare mai in televisione, in tutte queste cose. Non è giusto far soffrire i bambini. Poi non è giusto neanche far soffrire gli animali, subito dopo. Ma questo discorso non mi passa. Va bene, la comunità come fattore di protezione è questo. Questi sono gli 8 milioni di bambini. Questo l'ho preso dal manuale, quel manuale di Ratter è nell'edizione del 2015, quindi è molto recente. Può anche essere che i dati qui non siano proprio, anche perché sappiamo tutti che è molto difficile trovare i dati attendibili e cambiano continuamente, però il report dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza parla di 3.192 strutture che accolgono circa 20.000 minori per un totale di 21.000 erotti ospiti, di cui il 43% di origine straniera e il 57% italiani. Sono cifre alte, sono tutte cifre alte, dagli 8 milioni, ma anche tutta la problematica appunto dell'accoglienza di questi bambini. Questo era che ha a che fare, l'epidemiologia ci dice, ci sono studi epidemiologici molto interessanti che ci dicono che sempre lo sviluppo di problemi e disturbi è il risultato di molteplici fattori, che tuttavia c'è una grande variabilità individuale e soprattutto questo tema che la combinazione di fattori di rischio, combinazioni diverse di fattori di rischio possono portare allo stesso disturbo, ma che raramente si riscontrano fattori di rischio specifici per unicamente per un disturbo. Questo ci deve togliere dalla testa una causalità di tipo deterministico. È stato così, c'è quello, quindi necessariamente ci sarà quell'altro esito. Se entriamo in questo modo più complesso di pensare la storia del bambino, del minore, chiunque sia, forse riusciamo ad avere altre idee, possiamo riuscire. Ecco, quindi questo era un discorso generale, un discorso più generale che aveva lo scopo soprattutto di dire 30 anni fa eravamo soli a fare dei pensieri. Oggi c'è davvero la possibilità di avere una conoscenza e una ricchezza di dati, di esiti, di ricerche che è necessario, perché il tema, ci sono interi capitoli che dicono gli interventi delle politiche sociali si devono basare sui risultati delle ricerche oggi ormai, sui risultati delle ricerche scientifiche controllate internazionali o nazionali, o mettiamo in atto come dire, progetti di ricerche scientifiche su temi, come dire, impianti di ricerche su temi specifici nostri che ci interessano. Ma dobbiamo poter dire che quel modello di intervento risponde ad uno studio, ad un'analisi che ci porta a poterlo giustificare a livello di costi, a livello di costi-benefici e così via. Il rischio è che spesso mi sembra tanti sono i fattori di urgenze, di come dire, che impediscono un lavoro serio in questo senso. Il punto che volevo sottolineare più di tutti era proprio questo. Questo sotto è un altro testo, c'è tutto. Allora, questo era in generale. Sulla psicopatologia dei minori che passano attraverso storie di vita problematiche, qualunque sia, esse siano. Poi c'è tutto un réseau, una rete a livello internazionale sulle comunità.
Il tema dei piccoli gruppi e delle comunità è diventato un tema importante, il testo è questo, questi sono gli autori, Therapeutic Residential Care for Children and Youth. Quindi c'è un, a livello soprattutto europeo, ma anche Stati Uniti, Canada, Australia, hanno il problema di quali modelli, per quali soggetti fare comunità per minori. Quindi questa è un'altra area più ristretta, ma di gente che discute su quali sono, cercano di condividere le problematiche, di cosa stiamo parlando, cosa facciamo, e ci sono molti punti di condivisione. Eliminato il termine residential care perché rimanda agli istituti, agli orfanotrofi ormai necessariamente, hanno molto discusso e comunque tutti adesso si ritrovano sul termine therapeutic residential care, cioè parliamo di un trattamento residenziale che si propone scopi terapeutici, utilizzando il termine terapeutico in senso lato, ovvero scopi che tendono al cambiamento del disagio e del disturbo dei minori accolti. Dimmi quanto tempo ancora ho. No, ma vado. Allora, i punti condivisi, oltre a questo testo ce ne sono una serie, c'è cioè una serie di testi che affrontano il tema delle comunità per minori a livello europeo e internazionale. Come dire, ho pensato che il mio contributo andasse soprattutto nel dirvi, ci sono tanti studi su questo ormai, dobbiamo ben farci i conti pensando alle nostre politiche sociali per i minori, perché anche gli altri ci stanno pensando. Allora, i problemi condivisi e che ho raccolto, chiaramente si possono dire molte cose, ma comunque un'assenza di un'indicazione diagnostica precisa per il collocamento in comunità, cioè chi va in comunità? Questa è una problematica di fondo. Comunità per bisogni simili, per problematiche simili dei minori accolti? Comunità, questo che cosa significa? Degli operatori di comunità con i quali abbiamo parlato di recente, il primo problema che hanno posto è come conciliare la risposta a bisogni specifici dei singoli accolti con il modello di comunità, cioè in sostanza come riuscire a incrociare il bisogno e il progetto sul singolo con l'organizzazione della comunità, i suoi tempi, i suoi modi, il suo modello. Questi erano operatori di Bologna e questo è un po' lo stesso, loro lo dicono in termini di un problema diagnostico. Io penso che questo sia un punto di riflessione, anche tenendo conto delle urgenze, le emergenze, perché poi si dice facciamo la comunità in un certo modo, ma poi arriva l'urgenza della quattordicenne che deve essere allontanata, pur avendo elasticità rispetto a tutti questi aspetti, però questo tema del come conciliare un intervento pensato sulla problematica che il minore porta, se questi minori hanno bisogni molto diversi, e come conciliarlo col modello di comunità e la sua organizzazione quotidiana. Questo è un problema. Intensità e qualità dei legami e delle relazioni, compresa la riflessione sulla relazione d'attaccamento per i più piccoli. Qui il modello di Paola in quest'ultimo libro è molto esplicito. È chiaro come l'ambiente arricchito doveva essere arricchito non di mangiare, doveva essere arricchito per i topolini di possibilità di giocare insieme, questi topolini e quelli che giocavano insieme, che avevano questa possibilità, migliorava il funzionamento cerebrale. Più di così, grazie a Maffei che ce lo ricorda, più di così l'intensità, questo direi che da uno che non ci crede, non se ne è occupato specificamente, ma è esattamente la prova migliore che possiamo utilizzare per dire il modello relazionale è un modello fondamentale, perché soltanto se gli aumenti le possibilità relazionali, questi e gli relazionali e riparative sul danno, perché questa seconda parte è la più difficile, ma
questo è il cuore di una comunità che si voglia collocare come fattore di protezione. La preoccupazione per i comportamenti violenti dei minori ospiti, soprattutto spesso in senso lato, ma anche stranieri, sulle donne, perché sono modelli culturali diversi, lo sappiamo, è inutile. Loro dicono il riconoscimento di una grande povertà di modelli e teorie. Io penso che i modelli e le teorie cominciano a esserci, se ci lavoriamo, insomma. Il rapporto costi-benefici. Questo però rimette in discussione tutta la valutazione. Come valuto gli esiti di un lavoro di una comunità terapeutica? E anche su questo io apro dei... Ovviamente non potevo fare altro, apro dei capitoli. Gli esiti vanno valutati per un rapporto costi-benefici. Non vi dico quanto adesso in tutto il mondo, gli economisti stanno studiando i servizi per la prima infanzia, non sanno niente di bambini 0-3 anni, però stanno studiando con i loro modelli economici, perché qual è il problema che hanno? Costi-benefici, cioè l'investimento che noi facciamo negli asili nido, per dire, non parliamo di comunità terapeutiche, l'investimento economico ci dà un aumento di capitale umano? No? Adesso tutto lo studio sui servizi per la prima infanzia è in questa direzione qui, in un'ottica di economia. Ho qualcosa da dire, perché poi utilizzano degli strumenti di valutazione degli esiti come il quoziente intellettivo, e se sono un po' meno... no? Quindi loro procedono tranquilli, ma adesso è il trend di ricerca più affermato, quello degli economisti sui servizi. Noi però dobbiamo saperlo, il tema costi-benefici ci riguarda, le comunità per minori devono poter dire sono entrati in questo tempo, sono usciti in quest'altro e so che i vantaggi o gli svantaggi in qualche modo sono legati a questa e quest'altra variabile, cioè dobbiamo averla questa capacità di valutazione degli esiti. Va bene, questo è il discorso. Certo, la priorità di soluzioni basate sulla famiglia. Benissimo, però anche le famiglie vanno aiutate, perché quanti ce ne tornano indietro? Parlo di ragazzini affidati, di ragazzini, e sappiamo che dopo ogni rifiuto la situazione si complica ancora di più. Finisco soltanto, ho finito? Volevo due cose, no, non mi dice il tempo, non so quanto parlo, però voglio dire due cose. Allora, la centralità di un modello, di cui oggi parleremo, Paola presenterà anche tutto il lavoro della scheda, nasce da una nostra iniziale idea in collaborazione con dei colleghi francesi. Devo dire che l'abbiamo usata in Albania, con della traduzione ovviamente, però ha funzionato soprattutto per creare comunità tra le operatrici e capire cosa dovevano osservare e fare, ha funzionato. Quindi non sto tanto su questo. Concludo volendo riprendermi una cosa. Io ho scritto molto, abbastanza, sulla vita quotidiana e sull'importanza, sul potere strutturante del quotidiano per tutti noi, perché la routine che scandisce la nostra giornata, l'insieme di azioni e di relazioni rutinizzate, continuiamo a dire che noia, che noia, che noia, ma quando siamo fuori poi da quello, dopo un po', prima di tutto siamo spersi e dopo un po' abbiamo bisogno di tornarci. Allora il termine era il termine scaffolding, che avevo preso dal glossario di Paola. Il potere strutturante dell'organizzazione del quotidiano, perché si rischia di banalizzarlo questo tema, provate a pensarvi, come dire, noi viviamo in contesti, no, dove pensiamo, riflettiamo, siamo, però c'è tutta una regolazione normativa di base, per cui non ci dobbiamo riporre mai quando entriamo in una sala, entriamo in un supermercato,
sappiamo implicitamente, condividiamo tutti una conoscenza che ci consente di muoverci senza pensare a quello che stiamo facendo. Questo è il punto cruciale. Una potere strutturante della conoscenza implicita condivisa all'interno del mondo della quotidianità. Mi fermo lì. Per tutti questi ragazzi, o che vengano da altri paesi, o che siano i nostri figli che vengono fuori dagli istituti, non c'è questa conoscenza condivisa che si articola, si innesta sui comportamenti della quotidianità. L'esempio più semplice è quando adesso tutti viaggiamo, siete andati da qualche paese bello, lontano, veramente, come dire, non così, no Parigi, dove è uguale, ma allora nella distanza voi vi accorgete che non sapete muovervi, no? In un contesto culturale totalmente diverso, non sapete muovervi. Questo, i ragazzini che vengono da situazioni deprivanti e che non hanno avuto la costruzione condivisa di una conoscenza che regola e giustifica e spiega implicitamente i gesti di ogni azione, questi ragazzini, così come noi quando siamo in paese straniero, manca loro la base per potersi poi comportare in un certo modo, quello che noi attendiamo e che gli chiediamo. Bisogna prima ricostruire questa quotidianità condivisa e riconoscerne il potere strutturante, senza il quale non ha senso imporgli la regola, chiedergli di obbedire o cose varie, perché non ci sono. Allora questo scaffolding sta a dire che la conoscenza condivisa della vita quotidiana e le sue azioni e le sue routine, quelle che facciamo implicitamente in molte situazioni, sono necessarie per poter vivere insieme agli altri. Dobbiamo ripartire da lì, ma non sostenendo che tu una bella realtà tutta routinizzata è la cosa migliore che possiamo fare, come ho sentito banalizzare questo concetto. No, dobbiamo ripartire da azioni condivise per spiegare e fargli, come dire, far loro apprendere la conoscenza che c'è sotto ogni gesto condiviso, che diventa poi implicito e automatico, perché questo è quello che ci consente di vivere. Basta. Bene, benissimo, grazie Franca. Entro nello specifico del modello relazionale e poi vi mostriamo un po' quello che abbiamo fatto in questo percorso realizzato in questo ultimo anno in Italia. Due parole molto rapide, no? Per poter centrare dentro il percorso che abbiamo voluto con grande determinazione realizzare. Esiste una letteratura, esistono dei modelli, esiste una modalità di fare comunità che spesso non viene, come dire, valorizzata né conosciuta. E quindi c'è un grande gap tra questa ricca letteratura e la possibilità invece nella vita quotidiana e nell'esperienza dei diversi territori italiani di andare a riscontrare se effettivamente le comunità sono capaci di realizzare una sfida importante, la sfida della riparazione, no? Sono davvero capaci di accogliere, costruendo un percorso individualizzato, comprendendo, facendo una corretta analisi della domanda, comprendendo chi hanno di fronte. Sono capaci di adottare e adattare i propri metodi alle singole persone che accolgono, sapendo che la complessità è sicuramente un orizzonte difficile da affrontare, ma imprescindibile, perché non abbiamo più nessuna modalità lineare di riparazione, perché i traumi che questi ragazzi, queste ragazze, questi bambini portano con sé in questa storia segnata sono traumi complessi e quindi è necessario un intervento complesso per rispondere e per riparare, perché la riparazione effettivamente è la traduzione italiana della terapeuticità che viene indicata in questo network internazionale. Quindi la comunità ha un compito specifico, quello di riuscire a riparare percorsi danneggiati, a costruire nuovi significati a quelle vite e a dare nuove opportunità relazionali perché queste vite possano davvero
riprendere in qualche maniera, attraverso l'ossigeno relazionale che gli viene fornito, un nuovo percorso per non incorrere nella psicopatologia. La psicopatologia fa parte ormai di quelle che sono le caratteristiche quotidiane dei ragazzi e delle ragazze accolte in comunità. Quindi come possiamo porci questo compito, realizzarlo? Non è possibile più che la comunità possa svolgerlo da sola. Cioè, quindi i modelli che noi adottiamo sono modelli interazionisti, certamente modelli ecologici, dove andiamo a verificare che cosa? Che un esito evolutivo riparato in un minore accolto è il risultato diretto di quella vita quotidiana, di quelle relazioni significative che sperimenti in quell'ambiente, è il risultato sicuramente diretto del lavoro di risignificazione che viene fatto attraverso una vita quotidiana, relazioni che consentono di dare nuovi significati a ciò che è capitato, è il risultato diretto del lavoro che le comunità fanno con i familiari e con le famiglie ed è il risultato diretto anche della possibilità di una trasformazione nel tempo di quei modelli operativi interni di sé non valgo niente, degli altri sono nemici e non si occupano di me, della relazione è qualcosa da cui scappare o è qualcosa da vivere soltanto in una dimensione di potere. Se sono più potente dell'altro, ottengo un risultato. Quindi questi sono i modelli che ci consentono di vedere nell'azione diretta, nelle relazioni significative dirette, la possibilità della riparazione e della trasformazione. Ma è sufficiente? Non è sufficiente per riuscire a realizzare dei processi di cambiamento. Perché? Perché questo possa essere efficace, sicuramente la vita quotidiana, l'ambiente quotidiano deve possedere queste caratteristiche, quindi discontinuità nelle relazioni precedenti, discontinuità nei rapporti di potere, nel tema essenziale del potere e nella possibilità che la relazione invece diventi un risultato condiviso di occasioni quotidiane di reciprocità e di ascolto, in modo tale che il modello interno progressivamente si avvicini ad un modello sicuro, che cos'è la sicurezza? È la possibilità di capire che gli altri non sono nemici e che il mondo in qualche maniera può essere visto con un'ottica diversa, con uno sguardo nuovo. Io sono qualcosa che è in continuità con quello che sono stato, ma ho anche qualche occasione in più per vedermi in una prospettiva diversa da quello che sono stato. Quindi la riparazione è un processo complesso che nella comunità si può realizzare. Non basta, perché la comunità per realizzare questo ha necessità di andare a monitorare i livelli indiretti che influenzano poi la propria capacità di strutturarsi in termini relazionali e di conseguenza anche la capacità degli altri contesti di creare delle influenze che vanno nella direzione costante della riparazione, quindi influenze che non vanno a danneggiare i percorsi che si mettono in atto, ma influenze che invece riescono a rendere questi percorsi facilitati in un'ottica condivisa, perché come dire, è comune che a livello teorico, attualmente, come è già stato ben esplicitato, i modelli relazionali sono approvati, ma nella pratica è più difficile trovare questa applicazione, è più difficile trovare contesti di comunità che operano in sistemi relazionali integrati. Quindi se noi dobbiamo andare a vedere e a tradurre, a operazionalizzare questi costrutti, dobbiamo andare anche a cercare dei luoghi in cui la comunità opera in contesti interistituzionali con gli altri enti, tribunali, servizi sociali, in primis aziende sanitarie, quindi tutto l'ambito che riguarda anche poi la cura e la psicoterapia dei ragazzi, perché adesso, soprattutto per i ragazzi traumatizzati, e ce ne sono tantissimi che approdano in comunità, la terapia e la psicoterapia insieme all'ambiente terapeutico globale in comunità è necessariamente un luogo necessario, un intervento necessario, e poi abbiamo la grande importanza della famiglia. Quindi la famiglia per molto tempo in comunità è stata vista qualcosa di altro, qualcosa che competeva altro, cioè era appannaggio dei servizi sociali o in qualche maniera di quelle occasioni che si potevano costruire in maniera non attenta e non professionale, e invece adesso diventa l'elemento centrale. Cioè come si va a mettere quei bambini, quegli adolescenti nelle condizioni di relazionarsi con i propri familiari, come si mettono
i familiari nelle condizioni di poter essere facilitati nella comunicazione e nel legame con i propri figli, e laddove i legami sono spezzati, come si aiutano questi soggetti a ricostruire i legami interni? Perché dalla ricostruzione del legame interno deriva la capacità genitoriale, e noi non possiamo pensare che accogliere ragazzi in comunità non significa non vederli come futuri adulti anche in grado di essere riparati rispetto alla funzione genitoriale, perché altrimenti il tema della trasmissione intergenerazionale, del rischio, dell'abbandono e dell'incapacità genitoriale diventerà sempre di più un tema che, come dire, produce dei grandi esiti nel tempo disadattivi. Quindi su questa complessità ci siamo chiesti: è possibile vedere in Italia luoghi, contesti in cui il modello relazionale è adottato dalla comunità, è adottato dal contesto delle istituzioni nel quale la comunità opera, è adottato dal tribunale, è adottato dai servizi sociali, è adottato in qualche maniera anche, se si può dire, dalla procura, che ha un compito di vigilanza molto stretto, è adottata dagli assessorati che decidono le politiche di intervento e anche i finanziamenti. È possibile trovare in Italia, in questo momento di grande ricchezza e anche di grande povertà, ma anche di grande ricchezza, territori, come dire, che hanno messo in pratica e hanno saputo operazionalizzare questi costrutti e costruire delle possibilità anche replicabili, nelle famose buone prassi? È possibile identificarlo? Questa è stata, come dire, la domanda che abbiamo posto iniziando a conoscere il territorio italiano. Come? Attraverso persone che hanno aderito la proposta culturale formativa che facevamo come master, quindi attraverso una proposta culturale che ha innanzitutto creato una possibilità di condividere lo stesso linguaggio, di creare una comunità virtuale e di andare poi a rintracciare all'interno di questa comunità virtuale una serie di contesti reali in cui queste buone prassi erano state attivate. Queste sono le ragioni per cui da adesso, per tutto l'arco della giornata, in tavole rotonde inviteremo a parlare molti degli operatori dei diversi sistemi sociali che abbiamo incontrato, quindi amministratori, responsabili dei servizi, operatori di comunità, coordinatori, giudici, giudici onorari. Andremo a parlare proprio di come supervisori nelle comunità. Andremo a parlare proprio di come questa possibilità si può concretizzare e come è stata concretizzata. Quindi, da un'impostazione teorica ormai condivisa a livello europeo e internazionale, la comunità e gli esiti evolutivi dei minori accolti sono il risultato dell'interazione tra i diversi contesti che si occupano della cura dei ragazzi, delle loro famiglie, e dalla comunicazione che tra questi contesti favorisce processi riparativi a tutti i livelli, quindi dal livello del sostegno amministrativo, politico, finanziario, economico, culturale e diretto, e andiamo a vedere come gli ambienti quotidiani funzionano in termini terapeutici. Questo è, come dire, il nostro contributo di oggi. Cioè, c'è, è stato possibile rintracciarlo, lo andiamo a discutere, non lo rendiamo un risultato facile perché è un risultato complesso che richiede impegno, che richiede fatica, ma è possibile, e laddove troviamo nella realtà italiana questo dispiegarsi di possibilità, siamo davvero soddisfatti nell'affermare che è possibile contrastare una logica ancora istituzionalizzante e deprivante delle comunità. Esistono comunità che non funzionano e contesti che non funzionano, esistono però contesti virtuosi in cui l'intervento di comunità può decollare e quindi i ragazzi possono di fatto contare su un sistema interistituzionale e su una presa di posizione locale e comunitaria in senso lato che consenta di sentirsi accolti e diretti nella possibilità di diventare cittadini riparati. Intendo dire cittadini riparati nella doppia accezione della cittadinanza attiva, quindi persone che sono in grado poi di svolgere un ruolo, una funzione e compiti legati all'adultità, ma riparati sul piano relazionale intimo profondo che ha caratterizzato necessariamente la loro esperienza di vita. E la riparazione è un processo. Chi è stato traumatizzato non è mai esente naturalmente dai segni della sofferenza del trauma, ma il processo riparativo consente nel tempo davvero di riapprodare ad una visione della vita, ad una visione di sé che può andare a mutare le origini
assolutamente improprie che hanno caratterizzato la loro esperienza di vita. Che cosa vi facciamo vedere adesso prima della tavola rotonda? Vi facciamo vedere un video. Un video che in qualche maniera, attraverso alcune immagini, e quindi un video simbolico attraverso immagini reali, ha un po' tentato di mostrare in una maniera semplice, quindi attraverso delle immagini delle comunità e delle persone che abbiamo incontrato, proprio la possibilità di attuazione di questi diversi livelli di responsabilità e di intervento a favore dei minori in comunità che la comunità locale e le istituzioni si sono assunte in sinergia proprio con i loro territori, con le loro responsabilità e con gli operatori delle comunità nella direzione di promuovere il benessere e la riparazione dei minori accolti. Ve lo facciamo vedere, dura 20 minuti circa, poi iniziamo a discutere con gli stessi operatori che in parte si rivedranno e altri in queste tavole rotonde che caratterizzeranno la nostra giornata. Grazie dell'attenzione. Adolescenza, in cui erano accadute delle cose veramente non soltanto spiacevoli, sgradevoli, ma gravissime, perché fu necessario, poco prima che io arrivassi, fare una denuncia nei confronti di alcuni assistenti sociali e alcuni responsabili di strutture di accoglienza per minori, quindi proprio il mio settore di provenienza, perché c'erano state degli episodi addirittura di corruzione. Abbiamo pian piano ricostruito un sistema e quindi una riorganizzazione che ci desse la possibilità di conoscere esattamente la situazione, di monitorarla e riassumere anche una regia da parte proprio dell'ente pubblico. E quindi è cominciato anche un monitoraggio, un controllo che forse è sembrato all'inizio anche invasivo, ma che è stato necessario per ricreare quell'ambiente tutelante che era necessario per poi costruire successivamente anche ulteriori attività e servizi. Quindi abbiamo approvato una serie di linee guida ai sensi delle quali noi abbiamo fatto degli avvisi nel caso delle comunità di accoglienza, infatti abbiamo fatto un avviso che poi ci ha consentito di convenzionare le strutture con cui noi volevamo lavorare, e cioè quelle strutture che avevano determinati requisiti. E quindi siamo arrivati ad oggi con un numero ridotto di comunità di accoglienza convenzionate, che erano anche, diciamo, penso, oltre 400 quando sono arrivata. Nel lavoro che come ufficio abbiamo fatto di raccogliere dati e metterci in relazione col panorama delle comunità, noi abbiamo ritenuto di fare qualcosa di più. Non limitarci a contattare le varie strutture per avere delle indicazioni, ma ci siamo recati a visitare un certo numero di comunità, non tutte, perché sono circa una settantina le comunità presenti nelle Marche, ma una ventina sicuramente. Io ho cercato di fare è stato a
aumentare il livello di sensibilità su questa questione anche da parte del decisore politico. Abbiamo dato anche delle indicazioni su alcune problematiche che gli operatori che lavorano in comunità incontrano. Penso ad esempio alla questione dell'assistenza sanitaria dei minori. Ho poi registrato altre questioni che meritano attenzione, particolarmente mi ha colpito il tema del sostegno al percorso di aiuto, di socializzazione dei minori che arrivano a conseguire la maggiore età. Firenze ha previsto questa ulteriore, diciamo, iniziativa tramite la dottoressa Russo, giudice onorario, che affiancandosi al pubblico ministero mentre svolge le funzioni ispettive presso le comunità, che è un compito istituzionale della procura, diciamo, fa un lavoro di monitoraggio dei nostri minori, cioè quei minori che sono appunto per i quali è stato aperto un procedimento al TM e sono collocati in comunità. Mentre la procura, che per la legge 184 dell'83, l'articolo 9, prevede le ispezioni ordinate e straordinarie all'interno delle strutture, con tutto quello che comporta la gestione, le risorse umane, la fattibilità, la progettualità, le norme che devono avere queste strutture, ha previsto la mia figura, che affianca il sostituto procuratore di zona. Ogni sostituto procuratore mi accompagna in queste verifiche. Alcune volte le faccio anche da sola, se devo soltanto, come dire, in sinergia con la struttura, già c'è stato un collegamento, monitorare il progetto che i servizi territoriali in qualche modo stanno ricollocando la situazione. Quindi vado, intervisto i ragazzi, cerco di capire come sta funzionando il progetto, quale evoluzione ha avuto il progetto nel tempo. Il mio entrare è proprio capire a più mani, a più voci, la vita quotidiana del minore all'interno della struttura. E vi riporto come esperienza questa cosa molto positiva, cioè di rimando che ho portato poi alla Presidente e a tutti i colleghi giudici onorari e i magistrati, che i minori si sentono pensati. Allora, io per 17 anni ho esercitato i poteri del pubblico ministero nelle fattispecie civili e ho acquisito una esperienza enorme, nel senso che noi non eravamo abbinati al territorio, quindi eravamo su tutto il distretto della Corte d'Appello del Lazio. Tenete presente che eravamo solo 6 o 7 sostituti, quindi diciamo con il polso della situazione ce l'ho. Io mi sono trovata dinanzi a realtà dove o i genitori venivano difesi ad oltranza in virtù di un political correct che faceva sì che qualunque cosa si facesse a questi ragazzini, in virtù di una presunta differenza etnica che non esiste, prendiamo per esempio il caso dei nomadi, venivano consentite condotte che agli italiani non sarebbero mai state permesse. E lo stesso dicasi per i bambini italiani, cioè in questa comunità la centralità è il bambino e non le pretese di genitorialità della coppia genitoriale. Quelle vengono rispettate, ma prima viene il bambino. Allora, adesso chiediamo a Pamela un po' quali sono le novità che ha portato la comunità 2 anni fa venendo a Livosano. I cittadini in generale erano preoccupati sul fatto di chissà chi ci mandano,
chissà se hanno dei problemi, ci porteranno problemi, poi noi ci accoglieremo questi problemi come comunità. Però una volta che diciamo, abbiamo iniziato a conoscere i ragazzi presenti nella casa alloggio, diciamo che tutti i problemi che si erano diciamo, presentati magari all'inizio non ci sono stati. E qualche risorsa l'ha portata questa comunità? Ci ha aiutato per quanto riguarda la scuola, perché noi eravamo a rischio di chiusura e comunque i ragazzi, soprattutto quelli delle elementari e medie, facendo numero ci hanno permesso di evitare la chiusura della scuola. Grotto al Mare è un comune per noi strano. I nostri ragazzi hanno fatto attività di volontariato anche proprio per il comune di Grotto al Mare e la peculiarità secondo noi è che è proprio aperto a una possibilità. Questo a livello di amministrazione, a livello comunale, a livello di istituzioni, anche a livello scolastico. La popolazione è la popolazione nazionale, quando noi siamo in fila dal dottore sentiamo la signora anziana che dice: ah, ma perché la sanità deve pagare questi, il ticket e piripiri. Abbiamo dovuto lavorare su queste mamme che indicavano, mettevano a differenza i loro figli dai bambini di casa famiglia, perché il bambino di casa famiglia viene senza grembiule, lo prende, lo strappa, è un cattivo esempio per mio figlio. Far capire a queste mamme perché questo bambino aveva la necessità di strapparsi quel grembiule e buttarlo non è stato facile. Dopo 2 anni e mezzo questo si è riuscito a fare, quindi ci sono delle mamme che fanno venire i loro figli qui a fare compiti e questa per noi è la più grande. I nostri bambini vanno a fare compiti a casa di altri bambini, quindi siamo diventati una casa, tra virgolette, del paese, integrata, una grande famiglia. Secondo noi si va sull'esperienza, perché noi invitiamo sempre a venirci a trovare dentro la comunità o comunque ad aprire le porte delle proprie istituzioni, delle proprie fabbriche, dei propri posti di lavoro e a dare un'occasione. È tantissimo fatto l'attività di volontariato, perché per la popolazione vedere che comunque i nostri ragazzi fanno presente un servizio mensa alla Caritas è stato importantissimo. Vedere che fanno servizio per i disabili è stato fondamentale, quindi vedere che comunque il loro sforzo di privato cittadino veniva in qualche modo retribuito con uno sforzo del ragazzo che comunque è un adolescente, comunque è in età giovane, che comunque spende una parte delle proprie energie, del proprio tempo per restituire quello che ha ricevuto, è stato fondamentale. Noi siamo l'ente promotore o comunque l'ente di cuscinetto tra il ragazzo e il datore di lavoro. Il datore di lavoro non si fida del ragazzo perché non lo conosce, però si può fidare della comunità. E se noi manteniamo una buona immagine della comunità, i datori di lavoro fanno un grandissimo passaparola tra di loro. Questi bambini già dal primo giorno non giocavano nel parchetto e hanno cominciato a giocare con i bambini del paese. I bambini del paese già dalla prima estate venivano a giocare nel giardino della nostra casa tramite un cancello che è sempre aperto e quindi c'era questa osmosi di bambini che andavano e venivano. Nella Regione Marche, allo stato attuale, non esiste l'accreditamento e quindi non c'è il filtro obbligatorio, l'accredito obbligatorio che stabilisce che a determinate caratteristiche e funzioni equivalgono o sono necessarie qualifiche specifiche, ad esempio la laurea in scienze dell'educazione, sicché la possibilità di scelta è ampia, legata a quelle che sono le possibilità anche altre. La scelta è in questi anni ha sviluppato qua da noi un pochino un'evoluzione. Un primo periodo c'era uno zoccolo di educatori che stavano con noi da moltissimo tempo, che è rimasto fino ad essere oramai un paio di unità più altre 2 persone.
queste persone stanno con noi dal 90, quindi capite che è un rapporto di fiducia, anche di relazione nel lavoro intensa, importante e perdurante. Questo tipo un po' di approccio, di solidità ci ha permesso di avvicinare con più facilità altre persone che avevano nessuna esperienza nel campo della vita di comunità, perché avere dei tutori, dei punti di riferimento nella fase operativa è importante. È diventato più efficace il cercare la formazione in una fase quasi prematura, verde, della persona che avesse voglia di mettere in gioco un po' quell'energia che serve un po' a riattivare anche tutto il gruppo. Da lì sono iniziati l'angolo dei giochi e come posizionare il gioco e poi la cameretta accogliente, e quindi dalla cameretta la prima cosa che proprio non abbiamo mai sopportato le lenzuola bianche, perché dà l'idea di ospedale. Creare la relazione dentro. Che significa concretamente? Significa dimostrare giorno per giorno al bambino che ti hanno affidato che tu sei un adulto sul quale lui può fare affidamento per qualsiasi cosa, sia per le cose brutte che anche per le cose belle. E questa dimostrazione tu gliela fai quotidianamente con la tua presenza e quando parli, quando le tue parole corrispondono al tuo comportamento, ai fatti che tu poi poni in essere. Se volessimo fare un disegno del nostro lavoro, che poi è quello che sta sul nostro progetto, noi abbiamo fatto un triangolo dove nel vertice superiore c'è la magistratura, nei due vertici in basso, da una parte sono tutti i servizi, scuola, ASL, palestre, assistenza sociale, dall'altra parte sono i minori con la comunità, ma non gli educatori, i minori e gli educatori insieme, in mezzo al triangolo c'è la famiglia. Per cui noi lavoriamo per sostenere tutta la rete affinché lavori bene con la famiglia. Il lavoro che noi facciamo è quello di andare a vedere, monitorare nel tempo se il genitore comincia a dire io ho delle responsabilità. Certo. Questa è la condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché il bambino possa tornare a casa. Il focus del lavoro è la tutela dei bambini, quindi spesso insomma, le situazioni arrivano anche sui provvedimenti del tribunale, insomma, dei decreti e così. Però la sfida appunto è tutelare il bambino attraverso la mamma, quindi noi lavoriamo con la mamma in modo che la relazione con quel bambino possa in qualche modo portare il benessere del bambino. Il filo conduttore è sostanzialmente instaurare con queste mamme una relazione importante affinché queste persone possano costruire un rapporto di fiducia e attraverso questo rapporto di fiducia poi si possa incidere nel rapporto tra mamma e bambino sostanzialmente, e parta da lì la effettiva consapevolezza
di tutto il percorso genitoriale. Il servizio, appunto, servizio accoglienza, è composto di 3 strutture: casa madri, casa bambini e casa rondini. A queste 3 case, l'attenzione di accoglienza, abbiamo realizzato un progetto che si chiama Progetto Rondini. Non è niente di nuovo, riprende un po' la mission dell'istituto, cioè quella di accogliere le donne e dargli la possibilità di trovare un lavoro sul territorio, quindi di uscire da questo circuito di accoglienza. E grazie a delle aziende sul territorio abbiamo realizzato dei laboratori artigianali di profumeria e di cucito. Le nostre mamme vanno in questi laboratori durante la mattina, cioè noi le obblighiamo a prendersi cura di se stesse, a eseguire piccoli lavoretti, imparano a fare l'orlo, il cucito e a realizzare dei calchi profumati che noi poi vendiamo nel nostro museo, perché comunque è un oggetto che ci serve per autofinanziare questi progetti di autonomia della struttura. Sono Cristiana Vitali, forte, sono una psicologa, psicoterapeuta, sono analista transazionale. Diciamo le tipologie di casi che ho seguito per il CEIS sono un po' di due tipi: bambini, quindi una fascia d'età scolare, e adolescenti. I bambini che arrivano comunque sono tutti bambini che hanno dei traumi importanti, hanno dei problemi di attaccamento importanti, i bambini più piccoli, e hanno anche poi delle situazioni traumatiche. Quindi lo spazio terapeutico diventa uno spazio proprio d'accoglienza di quello che è il vissuto che portano, e soprattutto è come se fosse, secondo me, a volte un po' una zona franca, no? Cioè nel quale la famiglia, la comunità, i servizi, mentre quello diventa uno spazio in cui il bambino o l'adolescente può essere come Ecco, allora è arrivato un attimo il momento dei ringraziamenti, certo. È arrivato il momento dei ringraziamenti. E voi sapete, noi siamo poco formali, quindi innanzitutto io ringrazio tutti, chi si è riconosciuto, chi non si è riconosciuto, ma ha partecipato a questo bellissimo percorso che abbiamo realizzato. Ringrazio tutto il gruppo che naturalmente ci aiuta ed è sempre presente in tutto quello che noi facciamo. Posso dire tanti nomi, qualcuno li troverete ovviamente ringraziato alla fine, qualcuno sarà dimenticato, ma il ringraziamento va davvero a tutti. Ringrazio Loredana Catalano, ringrazio Monia Cirello, ringrazio Giselle Ronga che ha realizzato questo video. Ringrazio Alessandro Fucili del CES di Ancona che ci ha accompagnati in questo percorso e naturalmente davvero ringrazio tutti e sentitevi ringraziati anche se non cito i vostri singoli nomi.